mio programma di sorpresa è subito naufragato. Vi saluto innanzitutto, buon giorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Questo dialogo, questo incontro a cui abbiamo voluto dare un taglio particolarmente informale, inizierà con un momento musicale. Infatti saremo intrattenuti per un paio di brani da un gruppo di giovani ragazzi bellunesi che si chiamano The Blanks. Never sell love for yours. Never ask yourself revenge. And don't throw your life into the dust of rage. You will shout these words to them, but you keep it in your head. They bleed out the same of you when your soul is closed in a blasting. Senza limite, e probabilmente altro non saprei fare che piangere e lacrimare nell'incavo di quel suo collo meraviglioso. Ed Enzino, e Magico Alberman, e Pablito che sta a First Street, anche adesso che io scrivo, e Miguel, con cui ci siamo visti prima dell'Inghilterra, e Baffina, che passerà da noi alla casa di Via Morandi all'inizio del mese prossimo, e Sorriso,
E ancora insiste, nonostante tutto il peggio fra noi sia successo. Ma lui, grande ingenuo, sempre lì a scrivere e chiamare. E Bougeon, che ora sta dormendo sui libri di là, nell'altra stanza. E tutti gli altri che continuo fortunosamente a incontrare a mille miglia di distanza mentre sto scrivendo questa storia, poiché le occasioni della vita sono infinite e le loro armonie si schiudono ogni tanto a dar sollievo a questo nostro pauroso vagare per sentire ciò che non conosciamo. Pier Vittorio Tondelli, papà. Dunque, un rinnovato buon pomeriggio. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo il professor Cavaliero, preside dell'Istituto Tecnico Industriale Segato, che ci ospita. Dunque, lo ringraziamo. E dunque, qualcuno di voi conosce già l'esperienza relativa al laboratorio cittadino Casa dei Beni Comuni. Abbiamo svolto vari incontri, varie attività, ci stiamo muovendo in alcuni campi, tutti i campi che hanno a che fare appunto con i beni comuni. Beni comuni che sono l'ambiente, una battaglia su tutte, quella relativa al comitato che è nato con il referendum Acqua Bene Comune. Bene comune sono anche il lavoro, bene comune sono anche i diritti e la cultura. E su questa duplice accezione di cultura, che è strettamente connessa con i diritti, nasce un nuovo percorso all'interno della Casa dei Beni Comuni. Questo percorso che vive oggi la sua inaugurazione al pubblico, possiamo dire così. È già stato presentato nei giorni scorsi alla stampa, ma oggi c'è appunto a sede il primo incontro ufficiale. Un incontro che prosegue nella metodologia che ha contraddistinto tutte le prime attività della Casa dei Beni Comuni. Dunque la necessità di un colloquio, la necessità di un dialogo al fine di un'apertura, una sensibilizzazione della cittadinanza affinché i nostri percorsi di democrazia siano sempre più espansi e sempre meno selettivi. Dunque, questa campagna dal titolo Rovesci i diritti, campagna che vive di due momenti. Il primo momento è prettamente culturale, relativo al necessario rovesciamento, ribaltamento di fin troppi pregiudizi che animano la nostra quotidianità, che marciscono, fanno marcire la nostra idea di società, o perlomeno hanno fatto creare anche qui nel nord-est parecchi percorsi che puzzano di marcescenza. Dunque, il rovesciamento possiamo dire così, sintetizzando impropriamente, dell'omofobia o dell'ignoranza nei confronti di questa realtà. Dall'altra parte, i diritti, il tema appunto della necessità di un ampliamento della sfera del diritto, poiché il diritto si trova sempre a dover rincorrere la vita. La vita è sempre un passo avanti, l'esistenza è un passo avanti alle regole. E quindi le regole devono appunto avere la forza di essere al passo con i tempi. Questa è un po' la parte, una piccola presunzione, ma anche una presunzione cosciente che guida questo percorso appunto denominato Rovesci i diritti. E come sempre accade, come laboratorio cittadino Casa dei Beni Comuni, non abbiamo cercato di inventare nulla, semplicemente abbiamo cercato nei nostri territori delle realtà che già operano, lavorano e già hanno modificato il tessuto sociale, già hanno modificato l'esistente. Ed ecco che abbiamo ospiti che chiacchiereranno con noi gli amici del Circolo Tondelli di Bassano. L'eco tondelliana già l'abbiamo ricavata dalla lettura ascoltata poco fa, appunto amici del Circolo Tondelli che hanno messo in atto una campagna di cui parleranno loro, una campagna di sensibilizzazione che poi ha avuto delle ricadute effettuali sulla realtà. Loro hanno modificato la realtà del loro territorio. A noi piacerebbe seguirli, fare nostro parte della loro esperienza e modificare il tessuto
del nostro territorio. Ecco, oltre a ciò, un'ultima cosa, poiché non abbiamo, cioè si parla molto della necessità di finanziamenti, sì, finanziamenti no dei partiti, noi siamo completamente autofinanziati e ci spesiamo e non abbiamo nessun tipo di vitalizio o cose di questo tipo, dunque vi invitiamo anche a contribuire a questa campagna se vogliate farla vostra, innanzitutto a livello tematico, ma anche, brutto da dire, con un obolo. E come procederà questo incontro? Poi concludo perché ci sono appunto i miei compagni di relazione che hanno delle cose molto interessanti, molto più interessanti da dire. Una prima parte in cui si dialogherà su determinati temi. Valentina condurrà una serie, vi porterà all'interno di un percorso per ricostruire un po' la storia delle esperienze del Circolo Tondelli di Bassano. Nella seconda parte invece vivremo un dibattito aperto e speriamo, auspichiamo che quella parte sia la parte preminente, perché appunto da un'esperienza altra cerchiamo che questa diventi nostra. In mano, non c'è problema. Allora, ciao, grazie di essere venuti innanzitutto. Volevo chiedervi di presentare e far conoscere meglio il vostro circolo di Bassano alle persone che sono qui con noi, perciò come siete nati, che attività svolgete in città e che rapporto anche avete con la città di Bassano. Sì, allora buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ci fa veramente piacere di essere qui a Belluno perché è una realtà a noi vicina ma anche molto simile per, come contesto culturale, sociale, per molti aspetti anche di montagna. Voce? Sì, sente. Allora magari avvicino al microfono. Quindi per noi è veramente un'opportunità di essere qui questa sera anche perché ci dà l'occasione un po' di incontrare il nostro percorso ma di affrontare anche qui a Belluno una tematica che a noi sta molto a cuore. Tornando alla domanda di Valentina, il Circolo Tondelli nasce sull'onda della World Pride di Roma nel 2000 quando un gruppo di ragazzi universitari decide di prendere parte a questo Pride, non sa come organizzarsi, inizia così a scambiare delle telefonate per organizzarsi. Da quell'esperienza, da quella partecipazione, anche dall'entusiasmo che è venuto da quella partecipazione, si inizia a frequentarsi con una cadenza periodica, sino a che nel 2002 si costituisce il circolo vero e proprio, viene redatto lo statuto. Sin dallo statuto il nostro circolo, conoscendo anche la realtà poi associativa LGBT, che sta per lesbite, lesbiche, gay, bisexual e transgender, questa sigla che viene sempre utilizzata, quindi la utilizzerò anch'io molto spesso, comunque praticamente fa capo alle persone omosessuali, transessuali e lesbiche, volevamo fare un'esperienza nuova. Siccome eravamo ben consapevoli che a Bassano del Grappa non eravamo a Bologna, non eravamo a Padova, non eravamo a Roma, volevamo iniziare un percorso che ci portasse noi ragazzi a confrontarci con la nostra realtà, volevamo iniziare a parlare di omosessualità nelle nostre famiglie, volevamo iniziare a parlarne anche con le associazioni del nostro territorio e con i cittadini semplicemente. Quindi creiamo un circolo che sin dalla denominazione dello statuto è un circolo di solidarietà. Questo perché avevamo chiara la consapevolezza che c'era pochissima, ancora oggi c'è pochissima visibilità della questione omosessuale, che c'era molta difficoltà a dare voce a questa condizione e quindi ci sembrava che quella di offrire uno spazio di ascolto dove ritrovarsi, dove comunque anche trovare anche soccorso, perché certe volte si è trovato anche soccorso, potesse essere un'opportunità per tutta la pedemontana, perché in quel periodo l'unico circolo più vicino era Padova. Abbiamo dato vita a questa iniziativa, l'abbiamo presentata subito a tutta la città. Abbiamo cercato delle collaborazioni sia in Italia che all'estero, abbiamo avviato collaborazioni con il sindacato, con tante altre associazioni, con la campagna europea Stop Discrimination, nel quale siamo ancora referenti per il territorio, e abbiamo cominciato a fare delle attività. Settimanalmente, per entrare nel dettaglio di quello che facciamo, noi abbiamo uno sportello di ascolto che fa capo una linea telefonica al quale si rivolgono persone che vogliono venire ad incontrarci, ad ascoltarci,
a parlarci loro, a portarci delle domande, delle questioni, dei dubbi, delle perplessità. In pratica diamo la possibilità alle persone di avere uno sportello per affrontare questa tematica. Nel corso degli anni abbiamo anche cercato di avviare con le istituzioni un dialogo. Non è stato facile i primi anni, poi insistendo siamo comunque riusciti ad avviare anche dei percorsi di ascolto reciproco. Attualmente anche con la Commissione Pari Opportunità abbiamo un dialogo ormai consolidato con incontri periodici, anche se molto a rilento, devo purtroppo evidenziare questo ritmo molto lento nelle riunioni. E sin dal 2003 diamo vita anche a un'esperienza che vuole andare ad indagare la realtà delle famiglie, delle coppie di fatto, sostanzialmente delle nuove famiglie, e diamo vita a un'associazione che si chiama Conviventi Vicentini, che voleva porre a confronto esperienze di convivenza omosessuale ed eterosessuale. Al di là delle perplessità reciproche, si era evidenziato che molte delle problematiche erano comuni, quindi una volta superato il pregiudizio si poteva veramente vedere quale percorso fare assieme. In Veneto in quel momento non c'era alcuna forma di riconoscimento, poi nel 2006 arriverà per la prima volta a Padova la certificazione di famiglia anagrafica. Noi abbiamo, in quel senso, non avendo questa possibilità di fare la certificazione anagrafica in quel tempo, però abbiamo creato una consolidata esperienza di consulenza legale per fare quelli che si chiamano i patti di convivenza, che si possono fare con l'aiuto di un notaio oppure con un ordine legale. Noi invece lo facevamo come servizio gratuito, dando consulenza sia a coppie eterosessuali che a coppie omosessuali che volessero quantomeno, a livello anche minimale, a livello contrattuale, stabilire quelle che erano le regole della loro convivenza. Nel corso degli anni magari ho fatto varie attività, ho fatto varie campagne europee, magari se volete fare altre domande posso anche incontrare anche su altre attività. Torno un po' al tema delle coppie, all'attualità, perché nel 2011 a Bassano, per iniziativa di un partito, prende avvio una raccolta di firme che vuole portare anche a Bassano l'esperienza di Padova, Torino, Bologna e di altre città. Questa iniziativa viene parte come un'iniziativa di un partito che sulle prime apre anche un coordinamento che però non prenderà mai forma perché non ci sono adesioni da parte di altre associazioni. Vengono depositate qualche centinaia di firme raccolte da questa campagna, però sulla base di un'istruttoria redatta dalle dirigenti del comune di Bassano del Grappa, il sindaco emette un comunicato stampa che ritiene non opportuno al momento per il comune di Bassano del Grappa ricevere queste firme e dare seguito alla certificazione anagrafica. In quel momento ci siamo fatti noi promotori, chiamando un po' tutta la città, innanzitutto i cittadini di Bassano, di dare vita a un comitato cittadino aperto a tutti coloro che volessero partecipare, partiti, sindacati, associazioni e quant'altri, per avviare un percorso e una campagna che poi magari illustreremo, che era quella di invitare nuovamente i cittadini ad esprimersi attraverso non tanto una nuova petizione al Consiglio Comunale, perché ci sembrava inopportuno andare a sondare due volte sulla stessa domanda al Consiglio Comunale, ma bensì attraverso una campagna di cartoline indirizzate al sindaco, che voleva sollecitare il nostro sindaco a prestare attenzione a questo tema di tante coppie, che poi magari vi rendiconterò anche nei numeri, perché sono veramente rilevanti a Bassano del Grappa, che erano privi di ogni riconoscimento dall'ente di prossimità, che era il comune di Bassano del Grappa. Spostarlo come ti pare, ma stai dritto, sennò si sente male, ho visto dei segnali. Si sente male. Sì. Allora, appunto questa vostra iniziativa, che la campagna mi sembra si chiamasse Ribadirci, ha voluto creare un percorso con la città di Bassano proprio per riuscire a portare dibattito
di conseguenza portare proprio nella città la tematica e iniziare un percorso che non fosse solo atto al raggiungimento finale di avere un registro o comunque di espandere i diritti anche di quelle coppie che vogliono un'unione, vogliono essere riconosciute come unione senza dover per forza diciamo utilizzare l'unione del matrimonio oppure l'unione civile come è quella comunale, diciamo. Un percorso che ha smosso un po' le cose ed è infatti anche la via che vorremmo utilizzare qui con la città. Avete trovato durante il vostro percorso anche cittadini e amministratori contrari a questo percorso e siete riusciti nel creare dibattito e perciò diciamo portare la cultura su questa tematica a sciogliere un po' anche questi dubbi che ci possono essere rispetto a questa cosa che comunque è complicata perché essendo anche una cosa burocratica, una cosa legale, non tutti capiscono immediatamente. Sì, allora, noi abbiamo prima di avviare questa campagna, di chiamare gli altri a prendere parte al comitato Ribadirci, che è stata richiesta dal Bassanese di diritti civili, abbiamo riflettuto abbastanza a lungo su quale fosse la modalità più opportuna, perché da una parte, essendo noi di impronta molto appunto basata sulla solidarietà, sulla vicinanza, la cittadinanza, volevamo che fosse anche un'occasione di dibattito e di informazione. Dall'altra volevamo anche fornire agli amministratori delle esperienze, delle occasioni di guardare anche realtà altre rispetto alla nostra per avere anche la possibilità di valutare dei percorsi che erano già stati fatti. Quindi abbiamo impostato la campagna su due piani. Da un lato abbiamo creato le cartoline, che adesso qui vi rendiconto attraverso questi noi cuori visibili, chiediamo il riconoscimento dei progetti di vita e dietro c'è la petizione per il sindaco, che è rappresentata sia come coppia lesbica, omosessuale e anche eterosessuale. Quindi con la abbiamo rappresentato un po' per cogliere un po' l'immaginario della cittadinanza queste coppie che si scambiano questo cuore tratteggiato perché non ha un riconoscimento. Questo doveva servire a promuovere il dibattito in città. Crediamo di averlo fatto abbastanza bene perché sappiamo che in città c'è stato un ampio dibattito su questa iniziativa. Dall'altro abbiamo incontrato molte difficoltà su molti versanti, da un lato anche da parte dei dirigenti dell'amministrazione comunale che avevano molti dubbi, alcuni la vedevano come più un'iniziativa politica, tra virgolette, più che amministrativa, altri ritenevano che forse non fossero ancora i tempi. Sul fronte cittadino invece abbiamo avuto meno difficoltà, anzi abbiamo visto sin dall'inizio che c'era un grande entusiasmo da parte delle persone che sono venute a firmare al nostro gazebo, anche incuriosito un po' dall'immagine appunto di questi cuori invisibili, e quindi crediamo che da parte della cittadinanza ci sia stata un'ottima risposta. È stata anche un'occasione poi attraverso anche degli appuntamenti di approfondimento con degli esperti, con incontri anche con altre città. Noi abbiamo chiamato la città di Torino e di Padova, cui sono venuti dei rappresentanti di queste città a rendicontarci anche della loro esperienza. Abbiamo cercato comunque di dare tutto supporto informativo perché nascesse una riflessione fondata e serena, perché tutto sommato l'interesse nostro era che i cittadini che erano a conoscenza di coppie di fatto iniziassero a pensare o a riflettere sulla questione se quelle coppie di fatto avessero o no il diritto o quantomeno potessero avere l'aspettativa di avere un riconoscimento da parte dell'amministrazione cittadina. Quando si parla di coppie di fatto poi viene naturale parlare di omosessualità. Abbiamo visto come alcune persone hanno storto un po' il naso, ho chiesto il perché di questo legame forte fra questa nuova modalità di unione e appunto l'omosessualità. Vuoi spiegarci il tuo punto di vista che condivido appieno?
Ma noi abbiamo, innanzitutto, abbastanza non abbiamo mai posto la questione puntandola come una campagna basata su noi, circolo omosessuale, vogliamo i diritti per gli omosessuali. Noi abbiamo parlato sempre di nuove famiglie, di coppie di fatto. Ritenevamo, e io lo ritengo ancora adesso, che sia l'approccio più giusto, perché siamo tutte coppie di fatto, anche se è palese a tutti che le coppie eterosessuali hanno meno discriminazione, perché quantomeno una possibilità di scelta ce l'hanno. Le coppie omosessuali al momento non hanno alcun riconoscimento. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea garantisce all'articolo 9 a tutti i cittadini europei la possibilità di formarsi una famiglia. L'Italia non ha ancora risposto a questo diritto fondamentale e ancora deve dare una risposta. La stessa Corte Costituzionale, recentemente con le sentenze, ha sollecitato il Parlamento a legiferare su questo aspetto. Noi sappiamo poi che la nostra politica ha dei tempi lunghi, ci sono molte problematiche che sono dell'attualità di questi giorni, quindi volevamo agire sul piano locale. Tornando alla questione degli omosessuali, crediamo che anche se il tema sta crescendo molto a rilento, però l'azione delle associazioni, di tante realtà che si stanno muovendo, comunque stanno incidendo e favorendo un cambiamento, sia estremamente opportuno che chi decide di avere un progetto di vita col proprio compagno o con la propria compagna abbia un rapporto anche, diciamo, di cittadino col proprio comune, con la propria municipalità, in maniera tale da poter andare, quando decidi di fare una scelta di una convivenza, di andare tranquillamente in un'anagrafe cittadina e di potersi vedere riconosciuto e soprattutto attestata la propria scelta di vita. A questo punto, secondo me, sarebbe interessante, diciamo, parlare a livello effettivo di cosa vuol dire famiglia anagrafica e cosa vuol dire registro di coppie di fatto. Così ci chiariamo tutti un po' le differenze, le idee e cosa questo, quali sono le ricadute sui servizi sociali del comune che si possono auspicare, perché questi percorsi, come abbiamo visto, rispetto a molti comuni hanno veramente molte varianti, cioè dipende proprio da come uno lo costruisce. Iniziamo intanto a capire di cosa stiamo parlando. Sì, è estremamente importante fare chiarezza sulle due esperienze, quella del registro delle coppie di fatto e quella della certificazione anagrafica. Il registro è stata la prima iniziativa che è nata ad Empoli ancora negli anni Ottanta, perché nell'autonomia legislativa e amministrativa del comune c'è quella anche di istituire dei registri che poi devono essere regolamentati e gestiti a carico della municipalità, del comune che li adotta. Questo è avvenuto appunto negli anni Ottanta in Toscana, perché c'era sensibilità sul tema, voleva trovare in loco una soluzione amministrativa per registrare queste coppie di fatto. Nell'89 poi è intervenuta una novità, quella che è uscito il regolamento attuativo della legge anagrafica del 1954, il TPR 223, che introduceva all'articolo 4 una novità, quella di essere registrate all'anagrafe anche come famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi. Qual è la novità? Allora, l'anagrafe registra solamente situazioni di fatto, in pratica diciamo che fa un rilievo statistico di quelle che sono la composizione della cittadinanza. Ha la possibilità di registrare le convivenze, cioè quei nuclei di persone, di due o più, o anche di uno solo, che abitano all'interno di un nucleo abitativo, in vari modi. Può fare delle registrazioni di convivenze anagrafiche di una o più persone, può essere, nel caso di più persone, può essere, non so, dei colleghi di lavoro che condividono uno spazio, degli studenti che condividono un affitto, oppure può qualificare quella famiglia anagrafica, appunto, quella composizione di quella convivenza, registrando un tratto che lega questa convivenza, che può essere quello matrimoniale, quello legato parentale, quello di affinità, quello legato di adozioni, di tutela, oppure novità introdotta nel 1989, anche quella di una dichiarazione dell'esistenza di un vincolo affettivo.
E quindi è stata poi su questa esperienza, di questa apertura data da questo regolamento anagrafico, che era nato per regolamentare le anagrafi, dico subito che poi tutti quelli che vedono i limiti legati a questo tipo di riconoscimento, il regolamento anagrafico non voleva riconoscere le coppie di fatto, è stato che in mancanza di altra legislazione ci sia andati praticamente a creare un collegamento con questa possibilità che aveva aperto il regolamento. Avviene per la prima volta a Bologna perché l'amministrazione, il sindaco voleva fare un riconoscimento per le coppie di fatto, aveva il consiglio comunale contrario, e usando la prerogativa del sindaco, che è quella di certificare stati e condizioni che è previsto dal regolamento anagrafico, appunto, ha previsto di certificare il vincolo affettivo di quelle coppie di fatto. Quindi sono due esperienze diverse. Negli anni, diciamo, nei primi anni 80, i registri, poi si va sempre più verso la certificazione anagrafica. Questo perché la certificazione anagrafica ha comunque un riconoscimento di legittimità superiore, nel senso che fa riferimento a un DPR e quindi a una regolamentazione che è vigente in Italia. Il registro è un'iniziativa comunale che però non si sa quanto abbia valore la certificazione data da un registro comunale in un altro comune, ad esempio. Ho capito, sono cose che possono, sono due strumenti, diciamo, uno ha una valenza più magari ideologica, il registro forse dà legittimità e ha una valenza politica, mentre magari l'altra questione della famiglia anagrafica è una questione che proprio a livello di vita può cambiare appunto i servizi che il comune dai cittadini. Sono due cose che si possono integrare e forse possono funzionare meglio avendo uno spettro di più ampio, diciamo, di azione, o pensi che sia comunque diventato vetusto il registro? No, non credo sia vetusto, può essere un'iniziativa politica che un'amministrazione può fare se decide di proprio di dare vita a un registro. Sicuramente una certificazione fatta su un registro potrebbe avere al di fuori del territorio comunale avere anche dei problemi di riconoscimento, insomma. Per quanto riguarda l'utilizzo e i diritti legati, dipende sempre poi dai regolamenti che si dà all'amministrazione. Se i regolamenti fanno riferimento per l'erogazione di quel servizio al concetto di famiglia anagrafica, chiunque possiede quella certificazione può accedere al servizio. Su questo voglio dire che c'è ancora molta esperienza da fare, perché molto spesso chi ha la certificazione anagrafica ancora non richiede quei diritti o non è consapevole di quei diritti e di quei servizi ai quali può accedere. E qui sta il grosso della campagna, perché diciamo che avere la certificazione, per fare un po' come esempio, per avere un po' come le chiavi della macchina, però poi non avere la benzina per fare la strada. Quindi c'è tutto un lavoro poi di ricognizione dei regolamenti, di creare quei servizi, di iniziare a dar vita effettivamente a quel diritto legato a quel riconoscimento, che poi è tutto un percorso da fare e che stiamo facendo sia l'esperienza del 2006 a Padova. Ci sono anche poi ci sono delle modalità diverse anche di adozione del provvedimento, perché essendo sempre in capo al sindaco, perché essendo una prerogativa del sindaco la certificazione anagrafica, dipende sempre da come viene impostato questo percorso. Poi, se volete, magari entriamo anche nel dettaglio di quali servizi si possono ottenere e quali riconoscimenti. Infatti, ad esempio, volevo chiederti voi a Bassano cosa avete raggiunto, cosa siete riusciti, diciamo, a creare. Allora, noi siamo ancora un po' freschi di riconoscimento. Noi stiamo lavorando molto su esigenze che ci sono state chieste. Per esempio, siamo entrati nel regolamento di polizia mortuaria, quello della concessione dei loculi, un argomento un po' cupo, però chi ha la terza età è molto anche sensibile a questo tema. Quindi le coppie conviventi che non potevano accedere alla subentro dell'oculo perché non erano riconosciute, perché c'era scritto che era possibile subentrare solamente i parenti, noi siamo intervenuti per portare anche lì il concetto di famiglia, che quindi i familiari potessero subentrare nella concessione dell'oculo, specie in quelle perpetue.
Siamo intervenuti anche nelle possibilità di assistenza ospedaliera, specie dove ci sono dei settori un po' più sensibili, dove ci sono terapie intensive, eccetera, perché avevamo anche nel caso specifico un nostro compagno che aveva la persona con cui aveva convissuto 47 anni di vita, che si veniva dopo 47 anni di vita non poter assistere il proprio compagno, veramente una grossa discriminazione. Però siamo intervenuti, li ho derogato e adesso siamo riusciti anche ad avere una possibilità di riconoscimento e di assistenza anche per le coppie. C'è la possibilità anche per quanto riguarda le case popolari, che però dipende come sono gestite, a livello regionale è già possibile, a livello comunale stiamo lavorando, ma comunque stiamo facendo un grosso lavoro di ricognizione e di negoziazione, diciamo, tra cittadini e l'amministrazione per vedere quali servizi può essere data. Questo è un po' diciamo, il fronte sul quale stiamo lavorando. Per quanto riguarda invece la questione dei figli, adozioni di figli della coppia che ha figli da relazioni precedenti, si può agire anche su questa cosa rispetto alla famiglia anagrafica, dà la possibilità anche magari per gli asili, diciamo, come allora, sono visti i figli in questo momento? La questione dei figli è in capo alla legislazione nazionale, quindi rimane sempre in capo alla competenza nazionale e alle leggi specifiche. Diverso la questione dei servizi, l'accesso sugli asili si fa sempre capo a come sono regolamentati questi servizi. Se i regolamenti prevedono la possibilità di graduatorie che includono le famiglie anagrafiche, ovviamente in quel caso la certificazione vale. Un altro caso che può essere utile la certificazione è quello delle adozioni, dove le coppie che hanno convissuto e che devono rendicontare la propria convivenza, magari sono state sposate un periodo, ma in precedenza erano stati conviventi, quel periodo di convivenza può essere certificato attraverso la certificazione anagrafica, quindi per accedere all'adozione. Ho capito. Esiste un tempo minimo di convivenza per poter iscriversi al registro? No, ci ho dato obbligo a chiunque vada a convivere, proprio previsto ancora dalla legislazione 54, anzi è un obbligo di legge di dichiarare la convivenza presso l'abitazione dove si è scelto di dare luogo alla convivenza, di dare comunicazione entro 20 giorni all'anagrafe, quindi in questi termini, dichiarando anche l'esistenza di una convivenza basata su un vincolo affettivo, si può dare vita a una famiglia anagrafica basata su un vincolo affettivo. E invece, diciamo, come si fa a cancellarsi dal registro? Una delle due parti può opporsi o può venire d'ufficio? Come funziona legare il legame? Non cambia assolutamente rispetto a quella che è la prassi amministrativa consueta. Quando si esce da una convivenza si va nell'altro luogo dove si è andati ad abitare e si fa la nuova residenza dell'altro luogo e il comune, l'anagrafe, provvede a sciogliere. E uno dei due conviventi può opporsi a questa cosa? Assolutamente no. Ok. Ma è solamente una richiesta di uno stato di fatto, e quindi non è assolutamente che possa essere oggetto di obiezioni o quant'altro, che possa, si registra quanto è, nessuno commenta la cosa. E invece quali costi ha per l'amministrazione creare questo un riconoscimento, una forma di riconoscimento delle coppie legate da vincoli affettivi? Sostanzialmente solamente il costo della certificazione, non c'è un costo amministrativo particolare legato a questa. Assolutamente il tempo, chi chiede questa certificazione, andare a chiedere la certificazione. Ok. Io passerei ad una domanda allora più generale. Abbiamo visto che l'Eurispes a gennaio ha fatto un sondaggio che dice il 77% degli italiani è favorevole. Circa 54 comuni italiani ha già una forma di riconoscimento,
l'Europa anche è già molto avanti, perché ci sono alcuni paesi che hanno riconosciuto il matrimonio, altri invece che hanno già le unioni civili già in atto a livello nazionale. Quali auspici avete voi riguardo a questa cosa per quanto riguarda l'Italia, una legge nazionale? Allora risponde Nicole, che è sempre del direttivo del Tondelli. Sì, buonasera a tutti. Allora, ovviamente l'auspicio è che l'Italia possa allinearsi a quella che è la legislazione nella restante parte d'Europa, soprattutto l'Europa del Nord. Quello della certificazione anagrafica è un primo passo. È un primo passo perché appunto si va ad allargare il fronte dei diritti lì dove ad oggi non c'erano, non erano esistenti, però si tratta comunque di un primo passo. Soprattutto, e qui magari può esserci il dibattito, quello che dicevi prima sulla questione delle coppie omosessuali, nel senso che comunque l'auspicio è quello di arrivare a una parificazione totale dei diritti. Quindi in questo senso la certificazione anagrafica e tutti quegli strumenti amministrativi che vengono attuati sono dei passi in avanti. Non sono, come si può dire, non sono la meta. Si tratta di primi passi. Bene. A noi abbiamo ricevuto alcuni sms. Non so se vogliamo fare prima delle domande dal pubblico, ma a questo punto io... Sì, sì, sarebbe particolarmente interessante che questo incontro avesse anche la forma un po' interlocutoria, cioè di magari dubbi, perplessità e anche un'occasione, insomma, per confrontarci, per vedere assieme le posizioni. Allora magari facciamo un primo giro di domande dal pubblico e poi invece vi dico gli sms che abbiamo ricevuto, cosa chiedono. Passo il microfono a Pier Giorgio. Vi sollecito solo su due temi, che sono particolarmente diciamo oggetto di ignoranza. La possibilità di una certa autonomia del locale sul nazionale. Quindi le argomentazioni degli amministratori che ci dicono questa cosa non si può fare finché non c'è una legislazione nazionale sono delle argomentazioni o in cattiva fede o scegliete voi un altro tipo di attributo. Seconda cosa, il fatto che non ci sono alcun tipo di costi aggiuntivi e il fatto che con appunto una certa autonomia e nessun tipo di costo aggiuntivo si possono modificare, allargare i servizi e i diritti. Chi vuole fare delle domande si faccia notare. Sì, io sono ignorante e mi piacerebbe capire di più appunto qual è l'autonomia e in quali campi il comune può decidere quali sono i diritti che si acquisiscono, cioè dal punto di vista dell'assistenza dei malati, dell'eredità, dei figli, ha già detto che è una legge nazionale, cioè qual è lo spazio locale? Sì, allora rispondo perché lei amplia molto il campo di intervento di questa certificazione. Non si interviene sull'eredità o su altri settori, diciamo, che sono regolamentati dalle legislazioni nazionali. Si fa capo a quelle che sono le facoltà, le prerogative dell'ente territoriale, cioè del municipio, dei servizi che eroga alla cittadinanza e su quelli può intervenire la certificazione. Solo di riflesso la certificazione può riconoscere uno stato, una condizione che può essere utile. Era il caso, ad esempio, quello di certificare una convivenza ai fini di una legge nazionale, quella dell'adozione, ma qui è una prova testimoniale. Non è che intervenendo con la certificazione anagrafica viene riconosciuta la reversibilità e il diritto all'eredità. Lì solo un intervento del nazionale, del nostro Parlamento, potrà cambiare le modalità di regolamentare le convivenze. Il locale fa nell'ambito della propria autonomia, cioè dei servizi che eroga come comune, dei regolamenti che ha in atto.
Nell'ambito di questi regolamenti, dove viene citata la famiglia anagrafica, si può pensare di allargare anche alle nuove famiglie quei servizi. Ma, come dicevo un po' prima, è sempre fonte anche di una discussione che si avvia attraverso i comitati, attraverso chi è promotore di questa iniziativa e l'ente comunale sostanzialmente. Poi molto spazio, voglio dire, ce l'hanno anche i cittadini. I cittadini devono essere maggiormente consapevoli delle proprie prerogative e provare perlomeno ad andare a richiederli, avere anche dei rifiuti, oppure non so se si possa fare, è sempre un indizio per iniziare a interrogarsi e vedere se quella cosa si può fare. Non so se ho risposto, signora, eventualmente posso anche integrare. Sì, ho capito, anche a livello per esempio dell'assistenza negli ospedali, poter assistere così, è una legge etica, è una legge nazionale, è un uso dell'ultimo? Allora, ogni ANS regolamenta gli accessi con un proprio regolamento e quindi dipende come è impostato questo regolamento, può essere più o meno restrittivo. Nell'ambito della nostra ASL 3 di Bassano, nelle terapie intensive era limitato ai solo parenti o al coniuge, insomma. E questo precludeva l'accesso a chi fosse convivente, e no, o quantomeno, insomma, in certi casi, specie nel campo di coppie omosessuali, insomma, era un po' problematico. Semplificavo prima quel caso di quella persona anziana che aveva convissuto 47 anni con il proprio compagno. Adesso si è cambiato per dare la possibilità a chi ha la certificazione anagrafica di avere accesso anche a queste, diciamo, a questi settori critici dell'assistenza sanitaria. Sì, ritengo opportuno dire che, facendo parte della Casa dei Beni Comuni, abbiamo già pensato a un successivo incontro che avrà un carattere più di subito. In pratica sarà un avvocato a raccontarci, a dirci quali saranno gli strumenti da mettere in campo e da variare. Vengo incontro a quello che dice Giuseppe, nel senso che anche a Belluna sono andato a vedere così rapidamente la carta dei servizi, per esempio, della USL numero 1. Beh, all'interno della carta dei servizi, che mi viene la sensazione che probabilmente vengono fatte in tutta Italia un po' a fotocopia, esistono delle frasi che riguardano proprio il parente, parlano di parentela, parlano di coniuge, cioè sono queste piccole, cioè sono a volte dei sostantivi che dietro i quali ci sono evidentemente l'apertura o la chiusura di una serie di diritti possibili. Quello che mi viene da chiedere a Giuseppe però è un'altra cosa. Voi avete parlato anche, qui esco forse un po' dal tema, ma avete parlato anche di un punto d'ascolto. Ecco, mi piacerebbe sentire che cosa ne è venuto fuori o che cosa sta uscendo in una condizione che è un po' quella, se voglio, dell'anonimato, cioè la possibilità di potersi esprimere liberamente, anche se mi pare di sapere che il punto d'ascolto è presso una sede sindacale, quindi anche sul tema del lavoro. Grazie. Sì, assolutamente. Lo sportello del Tondelli è un'esperienza al momento unica nel Veneto, perché è uno spazio di ascolto che viene fatto settimanalmente, e sono 2 ore, adesso viene fatto su appuntamento perché purtroppo siamo molto pochi anche noi, quindi chiediamo quantomeno di fissare un appuntamento, però dava risposta o perlomeno lanciava una proposta alla comunità omosessuale, quella di dire non ci sono più alibi, perché se avete dubbi o timori non possiate venire ad incontrare, ad esporre dubbi, perplessità o quantomeno di confrontarvi con altri. Essendo uno spazio poi aperto a tutti, in cui sono passati in questi anni centinaia di persone, omosessuali, adolescenti, anche nella terza età più avanzata, tantissimi genitori, tantissimi insegnanti, tantissimi anche professionisti di supporto psicologico, perché molto spesso hanno un'utenza ampia e molto spesso non hanno tutti i riferimenti, comunque vogliono ampliare il discorso. Quindi l'iniziativa era quella di creare la novità, di creare uno spazio di confronto sul tema, di aprire la città, di dire c'è questo spazio, c'è questa possibilità aperta a tutti, estremamente dialogante come iniziativa,
per confrontarsi e un po' scoperchiare la pentola, per dire c'è una comunità omosessuale in questo territorio, noi sappiamo che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quota gli omosessuali tra il 5 e il 10%, fate un po' i calcoli su tutte le vostre realtà cittadine o paesane, e dall'altra la consapevolezza nostra dell'estrema invisibilità di questa collettività, e anche, però anche qui l'assunzione di responsabilità di una comunità che vive un po' ai margini, che quindi crea una propria sottocultura, ma che ha poche possibilità di dialogo. Ora, questo approccio è estremamente neutro, cioè lo poniamo sia dal punto di vista degli omosessuali, di quali passi si possono fare, dall'altro anche dal punto di vista della collettività, di quali passi verso l'ascolto fa. Quindi è un approccio estremamente neutro e interlocutorio che noi poniamo. Però ci è sembrato importante dare questo segnale e di legarlo anche ai temi. Noi abbiamo ospitalità per questo sportello presso la CGIL, perché abbiamo siglato una convenzione anni fa con la CGIL, che è un'iniziativa di recepimento di una direttiva europea, la 78-2000, che va a sanzionare le discriminazioni sul campo del lavoro, sul posto di lavoro. È l'unica normativa recepita che parla espressamente di discriminazioni verso gli omosessuali. Attualmente è l'unica normativa, e appunto è a radice, diciamo, trae fonte dalla normativa europea. Perché tutti gli altri ambiti, anche quelli delle violenze, quelle delle molestie, eccetera, non sono ancora regolamentate. Nemmeno la legge Mancino, che è contro che regolamenta i crimini d'odio, non amplia ancora il tema dell'omosessualità. E purtroppo sono all'ordine anche del giorno, diciamo, i casi di discriminazione e purtroppo anche di violenze verso gli omosessuali, che non sono ancora sanzionate, se non denunciate, perché c'è ancora molto timore da parte degli omosessuali di uscire e denunciare le violenze che subiscono. Altre questioni? Ciao, buonasera. Io posso questo ultimo argomento che dicevi, volevo proprio chiederti una cosa. Rispetto al lavoro che fate dello sportello di ascolto e anche alla vostra esperienza personale, anche alla conoscenza, qual è il termometro delle discriminazioni in Italia e in Europa? Leggevo oggi che in Ungheria un partito di estrema destra sta proponendo una legge per punire con 8 anni di carcere qualsiasi manifestazione di omosessualità, compresa la tenersi per mano. In Russia abbiamo visto quello che sta succedendo sotto il nazismo democratico di Putin, e in Italia abbiamo visto, insomma, si leggono quasi quotidianamente cronache da Roma fino ai nostri territori di discriminazioni anche pesanti. Qual è il livello di questo tipo di marcescenza, come diceva Biggio, nel nostro paese? Ma ci sono vari ambiti. Innanzitutto ci sono dei settori molto sensibili, che sono il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Nel mondo della scuola particolarmente, perché è un ambito molto sensibile, noi, la nostra linea telefonica, una buona parte delle richieste che abbiamo ce le abbiamo da parte di studenti. Gli studenti che nella loro fase adolescenziale prendono consapevolezza di essere omosessuali e soffrono di un grande senso di solitudine e di isolamento, soprattutto non sanno con chi rapportarsi, non sanno con chi parlarne, e fortuna vuole che molti prendano coraggio e vengano allo sportello, iniziano a parlarne, poi ne parlano con i genitori, fanno un loro percorso più o meno tranquillo. Però il settore della scuola, che è ancora per certi aspetti molto chiuso, noi stessi dobbiamo veramente fare molti incontri e dare molte spiegazioni, anche per fare solamente delle campagne che sono della comunità europea, quindi dovrebbero girare tranquillamente. In realtà ci sono sempre molte perplessità da parte dei genitori, da parte degli insegnanti stessi, eccetera, perplessità che molto spesso non sono nemmeno legate al tema dell'omosessualità, ma più sull'opportunità di parlarne del tema. In realtà credo che la trasparenza, la possibilità di un dialogo, ma anche di riconoscimento, che ci sono anche
giovani studenti omosessuali sia di grande conforto per gli studenti, perché guardate, vi faccio un esempio molto semplice. Noi abbiamo visto un cambio significativo da quando noi portiamo anche le nostre iniziative, che sono sempre molto civili, all'interno della scuola. Quella ragazza che va a scuola, che vede una locandina, che tratta un tema che sente particolarmente, che è proprio, nel quale c'è un riconoscimento identitario, ne ha un conforto psicologico enorme. Io credo che tutte le scuole devono comunque iniziare a fare un percorso anche di riconoscimento di questo fatto. Metterlo da parte, escluderlo, crea solo sofferenza e solitudine, se no atti di bullismo, di violenza, di ignoranza. Spesso gli insegnanti ci rendicontano, l'anno scorso abbiamo presentato a Bassano un testo su questo argomento, e un insegnante ci ha detto che era tempo di liberare anche il gesto omosessuale nelle scuole, perché lui vedeva le affettività dei loro studenti, però erano gesti negati. Allora noi non possiamo intervenire a svelare questi gesti, però possiamo intervenire a favorire un dibattito e una cultura del dialogo perché avvenga questo disvelamento, questa apertura, questa affettività, perché possa crescere vivere questa adolescenza in maniera più serena, meno traumatica. E guardate, non sono pochi i casi di studenti che veramente vivono in questa condizione difficile. Dall'altro il mondo del lavoro. Allora, il mondo del lavoro è un settore estremamente difficile, molto spesso si preferisce subire la molestia, subire l'offesa, le angherie, e non denunciare. Questo perché si sa che denunciando si rischia di perdere il posto di lavoro. Magari non si viene licenziati subito, questo perché sarebbe palese, però con il tempo la permanenza in quel posto di lavoro diventa impossibile. L'abbiamo verificato in moltissimi casi, c'è molta giurisprudenza da fare anche su questa normativa che ho citato prima. Credo che stiamo cercando di fare la nostra parte, portando tutto il supporto informativo e creando delle condizioni di lavoro, insomma, che siano confortevoli. Anche il testo unico che si occupa di sicurezza sul lavoro parla di benessere lavorativo, e anche di un fronte molto ampio, quindi anche nella nostra normativa nazionale che vorremmo intervenire e favorire. Vi anticipo che proprio per le giornate dell'omofobia, che è il 17 maggio, noi a Bassano faremo proprio un convegno su questo tema nell'ambito del lavoro e della discriminazione verso gli omosessuali. Io tornerei sul tema della scuola. Ti chiederei, Giuseppe, una precisazione. Hai parlato di chiusure, di attriti. Vengono maggiormente a livello istituzionale o a livello individuale? Cioè, queste perplessità degli insegnanti piuttosto che dei genitori, poi vengono istituzionalizzate oppure rimangono delle opinioni di maggioranza o di minoranza? Ma aspetti formali poi non ne acquisiscono mai concretamente, diciamo che vanno un po' sul piano di un dialogo interrotto. Tu puoi mandare una raccomandata chiedendo un appuntamento e a quella raccomandata tu sai che è stata protocollata ma non ti viene mai risposto. Se vai a sollecitare una risposta, tanto meno ti si risponde. Sono un po' su questo piano il clima di chiusura che avviene. Cioè, certe volte, anche quando vai di persona e cerchi di dialogare, c'è la perplessità da parte dei dirigenti di esporsi su questo tema, quasi che loro disvelassero, si assumessero la responsabilità di portare quella tematica. In realtà non sanno che i ragazzi già quel tema lo trattano e negli spazi auto-organizzati che hanno vogliono trattare quei temi lì. È proprio dei ragazzi, noi rispondiamo a delle domande precise che vengono dai ragazzi, perché i ragazzi vedono tra loro che ci sono compagni e compagni omosessuali, ne hanno consapevolezza e loro spesso vorrebbero favorire un'apertura. Sono spesso rigidità legate, spesso anche uso un termine forte, all'ignoranza sulla condizione reale dell'omosessualità, sull'orientamento sessuale, su quello che è l'orientamento sessuale. Ci sono molti timori, paure, dettate appunto da questa situazione di non conoscenza, che però secondo me, se c'è la possibilità di dialogare, di confrontarsi, di valutare nella concretezza quella che è la condizione omosessuale, secondo me si potrebbero anche acclarare e risolvere molto serenamente, insomma. Credo che qui dalle parole di Giuseppe sia nuovamente esplicito il rapporto tra istituzione e realtà. L'istituzione ha il compito importante di riconoscere ciò che però già accade.
e quindi il nasconderlo non può che rendere l'istituzione complice o colpevole. Ci sono... Benedetto. Sì, ciao. C'è una vignetta di Altan di diversi anni fa, in cui il figlio adolescente, rivolgendosi al padre, dice: papà, sono omosessuale. Il padre risponde: attivo, spero. Partendo da sta vignetta, volevo chiederti una cosa. Secondo te non c'è un legame tra omofobia e misoginia che riguarda proprio le nostre strutture psicologiche, in cui finché il ruolo attivo del maschio, il ruolo passivo della donna, eccetera, eccetera? Grazie. Beh, è una domanda molto complessa. Sicuramente la nostra è una società che ha una storia, che ha una cultura, anche di maschilismo, che è innegabile, non possiamo negarla, che poi l'immagine, anche i crimini d'onore, il femminicidio, tutti questi aspetti vanno a braccetto con la questione della discriminazione verso gli omosessuali. Fa parte un po' del percorso di crescita culturale che dobbiamo impostare in questo paese. Non è certamente, però voglio dire, mettendo da parte queste questioni, non evidenziandole, non promuovendo un approccio laico e sereno di confronto, che noi risolviamo questi temi qua. Credo che noi dobbiamo rilevare che siamo comunque sempre più componenti di una realtà europea, che noi tutti viaggiamo e che comunque questi tratti nostri, tipici del nostro paese, possiamo cominciare anche ad affrontarli, perché non siano, soprattutto dove hanno una valenza anche negativa, che vanno a incidere sulla vita delle persone. Credo che dobbiamo veramente avere occasioni di dibattito. L'occasione di essere qui oggi, di trattare questo tema, guardate, è un'ottima occasione, perché l'aver posto anche quel tema sul titolo che faceva riferimento, si poteva parlare solamente di coppie di fatto, anche di omosessualità, una scelta coraggiosa che io apprezzo, perché sicuramente dà un segnale. Io spero che la comunità di Belluno città, ma anche del bellunese, perché comunque poi noi come sportello associativo rispondiamo anche a molte chiamate, email anche dal bellunese, sia l'occasione di creare un clima di dibattito e di confronto, ma anche per vivere più tranquillamente, mi auguro, anche qui a Belluno. Magari già avviene, non lo so, però è una grande opportunità, cogliamola, voglio dire, questo è il messaggio. Faccio solo un appunto veloce sul territorio bellunese che magari interessa a chi vive qui. Noi abbiamo promulgato l'invito alla giornata di oggi come Casa dei Beni Comuni anche a parecchie amministrazioni, chiaramente. Ora non so se in sala ci sono amministratori locali, mi perdoneranno, non li conosciamo tutti, quelli della provincia, ma abbiamo ricevuto due mail che vale la pena di citare, soprattutto quella della vice sindaca di Feltre, l'assessore Bellumat, che oltre a ringraziarci per questa iniziativa si è già detta volentieri che segue questo tema, già in maniera privata e personale sta seguendolo per l'amministrazione di Feltre, sarà sicuramente una persona con la quale ci metteremo in contatto. Il comune di Belluno, abbiamo invitato 5 assessori, detto che mandava Eleonora Dal Farra, non so se in sala è lì, casomai anche saremmo interessati a capire se Belluno è un comune col quale possiamo parlare di questa cosa, perché l'intenzione che vogliamo sia chiara a tutti è stata un po' quella, cioè, intanto portare un tema che Belluno sembrava quasi un tabù, non se ne parlava, detto perché no. L'altra è quella di dare ai comuni gli strumenti, attraverso le parole di Giuseppe ci sembrano anche abbastanza evidenti, almeno per dare un forte segnale sui territori di una piena cittadinanza di tutti. Questo è un segnale che si dovrebbe pretendere dai propri comuni di appartenenza, da un territorio. Noi per preparare questa assemblea siamo stati a Vodo di Cadore, un piccolissimo comune in mezzo al Cadorino, dove c'è la neve alta 70 cm, dove un sindaco in 2 ore è riuscito a fare la certificazione anagrafica, facendosi avanguardia dei diritti civili di questa provincia e dimostrando che volendo si può fare, si può dare un segnale. E i feedback più interessanti che ci ha raccontato mentre faceva l'intervista sono venuti dai suoi cittadini iscritti all'AIRE, quelli i famosi residenti all'estero, che dall'Olanda, sono gente che viveva a Vodo di Cadore, è tornata per dirgli grazie.
anche noi possiamo dire di venire da Vododicatore, uno dei pochi posti nel nord Italia, a Belluno, dove sono riconosciuti i pieni diritti. Perciò questo è un invito anche agli amministratori locali a praticare poi le strade del diritto fin dove si può, perché è vero, serve una legge nazionale e la pretendiamo, ma nel frattempo si possono fare tante cose, bisogna iniziare da ieri, non da oggi. Io volevo sapere, materialmente, voi come siete riusciti a portare il discorso dell'omosessualità nelle scuole? Cioè, sono stati gli studenti a farsi avanti? Siete voi che avete contattato le amministrazioni? Allora, su più piani noi intercettiamo il mondo della scuola. Su piano formativo, allora la Comunità Europea attraverso i servizi dall'istruzione ai servizi sociali ha un buon piano programmatico di prevenzione dell'omofobia e produce regolarmente anche quest'anno delle giornate informative in cui viene distribuito del materiale per studenti e anche per insegnanti. Quindi fornire questo materiale per creare occasioni di dibattito nelle scuole e quindi dare possibilità di avere anche agli insegnanti e agli operatori professionali un supporto informativo è uno dei settori di intervento. Dall'altro c'è il rapporto con i ragazzi che ci chiamano, vorrebbero che fossimo più presenti, vorrebbero vedere testimonianze, c'è costantemente la richiesta della testimonianza perché vogliono proprio, hanno questo bisogno identificativo di vedere se quella persona è omosessuale, lo è lì serenamente, tranquillamente e parla a tutti noi. Cerchiamo di farlo nei limiti dei nostri soci disponibili, però questa è una delle esigenze, per dire una tra le tante che vengono dai ragazzi. Un settore un po' più critico è un po' quello della struttura di gestione della scuola, che può favorire più o meno questo dialogo. In sala comunque vedo anche degli insegnanti che possono fornirci delle indicazioni su questo punto. Credo che il mondo della scuola sia una realtà dove questi ragazzi vanno a formarsi, vanno a confrontarsi, crescono assieme. Credo che un ragazzo omosessuale debba avere totalmente il diritto di, innanzitutto, andare a scuola e sentirsi sicuro di andare a quella scuola. Voi non sapete quanti ragazzi, dopo che hanno subito angherie a scuola, non riescono più ad affrontare la porta della scuola e stanno a casa addirittura certe volte anche un mese intero perché non riescono più ad andare a scuola. Credo che non debba essere un luogo di paura, ma un luogo di confronto, di apertura, che chi, i dirigenti scolastici hanno questa responsabilità di rispondere, che tutti si sentano a proprio agio, perché sono liberi di imparare, e magari di rendicontare che la realtà della nostra società, e quindi nel piccolo spaccato anche della scuola, è una realtà di differenze, che il dialogo tra le differenze è un inizio di democrazia, di civismo, e credo che sia una lezione che possa dire a tutti, veramente, questa. Due domande. La prima, quanto secondo voi una cultura millenaria cristiana, cristica anzi, cristologica, può aver contribuito a questo tabù? E la seconda, una domanda specifica, un'amica omosessuale di Feltre mi ha chiesto di fare questa domanda, praticamente cosa deve fare? Chiedere la certificazione grafica, parlare col vice sindaco, che sembra interessato al tema, perché vedo che queste amiche, amici, sono molto a loro agio in un social network, però venire dal vivo qui è più difficile. Beh, questa ultima parte è la domanda delle domande per gli omosessuali, credo. Noi stiamo lavorando in questo senso, magari se qualcuno più coraggioso di questi amici che si sentono molto a loro agio nel social network, se vogliono fare un passo in avanti, ci sono tutti i mezzi e tutte le possibilità, quindi sta molto a loro, io mi auguro che si sentano confortati di farlo. Sul Comune di Feltre, sul percorso da fare, io ovviamente auspico che il Comune di Feltre dia proseguimento alle intenzioni che ha manifestato
e arrivi presto alla certificazione anagrafica, soprattutto che faccia quella seconda parte del percorso che prima cercavo di semplificare, quello di capire qual è la portata di questa iniziativa, di quali diritti e servizi porta alla cittadinanza, non togliendola a nessuno, perché qui non c'è nessuna contrapposizione, si riconoscono partono tutti da condizioni di parità. La prima questione è una domanda molto complessa, quella della cristianità. Non lo so, innanzitutto credo che l'aspetto religioso sia in questo paese ancora molto rilevante. Si declina su molti piani, c'è una posizione ufficiale che ha una posizione nel catechesimo un po' che definisce gli omosessuali come persone confuse in maniera molto diplomatica, dall'altro c'è un aspetto politico di estrema opposizione ad ogni riconoscimento, anche se adesso se ci sono dei segnali di apertura, dall'altro, siccome nessuno è depositario di nessun credo, la comunità cristiana è fatta dai cattolici, dai valdesi, da tante realtà, no? Nessuno ha un monopolio. Io credo che il magistero della Chiesa, l'Ecclesia, la comunità sia molto più avanti. Credo che ci siano molti preti, noi stessi a Bassano abbiamo un buon dialogo con la Chiesa locale, e, su posizioni magari diverse, ma comunque di rispetto reciproco. Credo che se si va a vedere la questione al di là delle posizioni che arrivano dal Vaticano, di chiusura, eccetera, di minacce per la pace, eccetera, certi proclami che fanno più danni che benefici, secondo me, se si ragionevolmente si va a parlare poi a livello territoriale delle esperienze, credo che ci sia la possibilità di aiutare anche questa Chiesa col dialogo a riconoscere una condizione di vita che è tra di noi, che non vedo perché non dovrebbe essere riconosciuta sostanzialmente. Noi abbiamo, come circolo, abbiamo un dialogo molto interessante anche a livello di speculazione filosofica, religiosa, eccetera, che parliamo di diritto naturale, di procreazione, di capacità procreativa, eccetera, di come si declina, se dà più diritti o meno, eccetera. Un dialogo, una speculazione molto avanzata, insomma, con i venti ci capita di farla, però è interessante. Io credo che però dobbiamo anche rivendicare che siamo un paese laico sostanzialmente, che abbiamo una Costituzione laica che anche nell'articolo 29 non parla di uomini e donne, ma definisce di coniugi. Riconosce la famiglia è estremamente importante, però la famiglia è un'evoluzione. Lo è un'evoluzione anche dall'aspetto del punto di vista degli eterosessuali. Guardate, Bassano del Grappa, il 30% sono coppie di fatto. Un bambino su tre, circa il 33% dei bambini nasce da una coppia convivente a Bassano del Grappa, e siamo 7 punti sopra la media nazionale. Lo stesso vicario vescovile di Bassano mi dice: io su 5, 3 dei bambini che battezzo nascono in coppie di fatto. Io non posso fare a meno, dice, di interrogarmi di questa realtà, non posso chiudermi e negarla. È più opportuno, più conveniente per me fronteggiarla. Poi sulla questione storica del cristianesimo, della religione, è una questione che lascio a chi di competenza, perché non so se noi qui o anche chi di competenza risolverà, insomma. Posso fare una piccola appunto su questa questione? Credo che sicuramente il fattore culturale dei millenni ha pesato e pesa, e credo che una certa cultura della colpa si radichi dentro ogni omosessuale in maniera più o meno evidente. Mi riferisco a quel fenomeno che viene chiamato omofobia interiorizzata. Io stesso, che mi ritengo una persona estremamente serena, tranquilla, risolta, come si suol dire, ho dovuto fare i conti con questo aspetto. E a volte non è neanche facile riconoscerlo. Ed è il motivo per cui molte persone non si espongono, perché si sentono, sembra quasi che ci sia un aspetto vergognoso e di colpa in questo. Io credo che il contesto sociale in cui siamo inseriti pesi da un lato, ma possa aiutarci dall'altro. Di dove riusciamo a creare delle relazioni e una rete di affettività familiare, amicale, credo che questi aspetti possano venire risolti. Beh sì, se posso aggiungere, credo forse dal contesto familiare, testo sempre molto sensibile per tutti gli omosessuali, quello di avere supporto della propria famiglia.
Noi come con lo sportello abbiamo cercato veramente di dare spazio alle famiglie. Guardate, io molto spesso, io sono un operatore di questo sportello, incontro genitori che vengono senza che il figlio sappia che il genitore è venuto, ma proprio perché il genitore ha necessità di confrontarsi, di capire meglio, di avere perlomeno un percorso per capire meglio, per capire anche lui nel suo ruolo genitoriale quale percorso fare. Credo che rispetto ad anni fa si sia fatto molto, ci sono molti territori però in cui questi servizi ci sono poco. Lavorare anche sulla famiglia, parlavo sempre prima di politiche di riconoscimento, poi il termine politica non mi piace, diciamo di azione di riconoscimento. Una delle buone prassi che possono fare sia l'amministrazione, sia chi ha un ruolo insomma, di amministrazione in un territorio è quello di dare delle pratiche di riconoscimento della comunità. Faccio un esempio, noi come omosessuali ogni anno abbiamo una giornata che è il 17 maggio, che è la giornata mondiale contro l'omofobia. Anche un semplice patrocinio di un'iniziativa promossa da un'associazione è un segno di riconoscimento dell'amministrazione. Noi solamente l'anno scorso dalla provincia di Vicenza abbiamo avuto il primo patrocinio. L'avevamo già da tempo dal Ministero delle Pari Opportunità, la provincia di Vicenza, aspettando il 2012 per darci il primo patrocinio. La Regione Veneto, sebbene abbia provato l'anno scorso a tarda notte, forse stavano quasi tutti dormendo, una mozione che li impegna a promuovere pratiche contro l'omofobia, non ha ancora dato attuazione a nessuna pratica contro l'omofobia. Quindi credo che il dialogo si fa in due. Noi da parte nostra come associazione ci siamo, vogliamo interloquire, vogliamo dialogare, guardate, spassionatamente, francamente e serenamente con tutti. Dobbiamo fare la nostra parte per farci conoscere, per stare un po' più fuori, per far capire chi siamo veramente, abbiamo l'unica scelta di essere qui e di farci vedere. Il mio auspicio, la mia aspettativa personale è quella che ci sia comunque l'interlocutore, che questo dialogo non venga negato, che ci sia la possibilità appunto di dialogare. E qui le istituzioni, ma anche la cittadinanza, è interrogata, assieme troveremo le modalità più opportune per farlo. Però l'importante è uscire dall'esclusione, dalla marginalità, dall'invisibilità, da tutta quella... da tutti quei filtri che creano realtà distorte, perché se non ci si vede, non ci si conosce, si fanno ipotesi e sulle ipotesi possono essere anche non fondate, tutto sommato. E alla luce di questa serie di tematiche vi ricordo comunque che la campagna Rovesci i diritti ha attivo un numero di SMS che sarà attivo anche per i prossimi incontri, che lo potete trovare nei volantini, ma ve lo dico a titolo puramente informativo, è 370 3235 352, e c'è anche un email rovesciediritti@gmail.com e anche una pagina Facebook Rovesci e Diritti, e comunque il sito dove si può trovare una sintesi di tutto ciò è www.bellunopiù.it. Sono mio. E io direi, se non ci sono questioni del pubblico, andiamo con gli SMS. Andiamo con gli SMS. Allora, ce ne sono arrivati alcuni. Io, siccome ad alcune domande avete già risposto durante il dibattito, ne faccio solo un paio invece che delle tematiche che non sono state, diciamo, toccate. Allora, una delle domande è, il mio riconoscimento vale anche al di fuori del comune? Cioè, se io ho un riconoscimento della mia coppia di fatto in un comune, poi magari a livello medico devo essere spostato in un altro comune, per esempio l'assistenza è valida anche al di fuori del comune? Sì, lo è, perché la certificazione è stata d'ordine del sindaco dall'ufficio della MAEF. Sì, lo è, perché è una certificazione anagrafica rilasciata dall'ufficio competente, l'ordine del sindaco, è un certificato a tutti gli effetti. Ok, un'altra cosa, ci tenevo a specificare che il percorso Rovesci i diritti, oltre a creare questi incontri,
vuole essere anche un punto informativo per tutti quelli che hanno bisogno anche appunto di appoggio. Siamo stati contattati dalla GEDO, che è l'Associazione Genitori di Omosessuali Nazionale, dalla referente del Veneto, che ci ha dato email, contatti telefonici. Di conseguenza, chiunque avesse bisogno di entrare in contatto con questa associazione può scrivere all'email di Rovesci i Diritti e noi forniamo il tutto, insomma. E diciamo che le altre quattro domande toccano il tema della religione, che abbiamo già affrontato, delle famiglie appunto già affrontate, perciò io mi fermerei qua. Ah, sì, c'è una domanda che secondo me era stata affrontata in parte dall'intervento del ragazzo. Uno degli sms che mi è arrivato è: come faccio a fare coming out se il mio compagno di banco mi dice meglio nero che frocio? Beh, io trovo una domanda particolarmente pertinente questa, e anche simpatica, cioè per carità, non voglio magari disconoscere magari il livello di disagio che ha questo ragazzo. Sicuramente però rappresenta bene quello che è un po' il clima che si può vivere nelle nostre classi, insomma, nelle nostre scuole. Si può affrontare in molti temi. Un clima da parte di insegnanti in cui si può favorire un dialogo può sicuramente favorire anche che i ragazzi si possano esporre anche più tranquillamente. Se invece c'è un clima dove solamente si confrontano l'un l'altro, disconoscendosi e interpellandosi solamente per appellativi, sicuramente non è un clima favorevole. E allora, quando c'è un clima così, può favorire appunto creare delle occasioni assembleari dove si può trattare questo argomento, dove si può portare questa tematica e anche magari convincere quel ragazzo che dice meglio nero che frocio, di capire che se questo mondo, cioè, siamo tutti persone anche declinate in maniera diversa, ma siamo comunque tutte persone legittimate a condividere spazi, esperienze formative, lavorative, insomma, favorire la cultura del dialogo, della conoscenza reciproca. Cioè, anche i neri purtroppo, quindi. Ci sono anche i neri purtroppo. Ma sì, ma proprio qui vuole essere veramente un abbraccio a tutte le differenze, no? Io come Tondelli non abbiamo mai portato avanti solamente la questione degli omosessuali, ma si è parlato di cultura delle differenze, perché crediamo che sia fallimentare portare avanti una sola differenza, solamente nell'interlocuzione, nel dialogo proficuo che nasce dal dialogo tra differenze può nascere un dibattito e raggiungere anche degli obiettivi utili per la nostra società, insomma. Bene, io adesso passerei all'altra lettura. Abbiamo scelto di leggere due pezzi di autori diversi perché ci sembra importante sottolineare come l'amore di coppia, anche nell'omosessualità, bisogna abbattere, diciamo, i pregiudizi e capire quanto l'amore e il sentimento sia una cosa che nasce da dentro e nasce dal cuore. Perciò, alla lettrice. Allora, questa è Lidia Ravera. Il titolo del racconto è Uomini si diventa. Non mi piace molto, però, il titolo. Però, questo è uno stralcio. Se voleva cambiare sesso alla sua anima, doveva togliere capricci, ridurre la sua attenzione ai dettagli. Beve. Ordinò un altro brandy e con il bicchiere in mano, appoggiando la schiena al bancone di zinco del bar esterno, incominciò a esercitare lo sguardo valutativo che per i precedenti 40 anni della sua vita, ne aveva 55, aveva subito su se stessa. Piantava gli occhi addosso a ogni ragazza, a ogni donna. Le guardava a suo agio con tranquille occhiate padronali, come chi intende comprare una vacca o un vitello. Prima che ne vedesse una davvero baciata dalla grazia e della bellezza, passò parecchio tempo. Dentro l'hangar, intanto, la musica aveva cominciato a martellare. Entrò, seguendo la ragazza che era parsa bella. La guardò ammiccare in direzione di una donna che a bordo sala le aveva indirizzato un bacio soffiato via dalla punta delle dita di mano. Un gesto lontano nel tempo.
La guardò ancora, da vicino, e fu certa che se n'era accorta. Sotto il fuoco del suo sguardo ravvicinato, la ragazza incominciò a muoversi sulla pista. C'era in lei una fragilità commovente. Le guardò i malleoli nudi. Sotto, un paio di fuseau che finivano a metà polpaccio. Sopra, un paio di sandaletti bassi, troppo estivi per quella serata di inizio aprile. Il ragazzo col gel nei capelli, pensò. Doveva essere omosessuale e la ragazza certamente lesbica. Era o non era la serata gay del locale? Si sentì per un attimo insicura, quasi corresse il rischio di essere scoperta. A lei non piacevano le donne, le piacevano gli uomini, le erano sempre piaciuti, le piacevano tanto che aveva deciso di imitarli. Posò il bicchiere per terra e si mise a ballare davanti alla ragazza. Ballandole davanti cercò il suo sguardo, ma la ragazza pareva persa in se stessa. Ballava con una grazia spenta, seguendo in modo accurato lente inclinazioni dei fianchi magri. Erano le braccia sottili, nude dalla spalla al polso, dove due pesanti bracciali di cuoio borchiato si incaricavano di segnalare qualche possibile perversione masochista. A seguire il ritmo ossessivo della musica e il contrasto fra il morbido movimento del bacino, che pareva ispirato da una melodia interiore, il frenetico sbattere degli arti superiori trasformava la mediocre esibizione da discoteca in una danza tribale misteriosa e seducente. «Balli benissimo!» urlò. La ragazza alzò su di lei uno sguardo improvvisamente attento. «È come se tu avessi a disposizione due corpi diversi!» urlò ancora per sovrastare il frastuono. Poi aggiunse a voce più bassa: «Tutti e due bellissimi!» La ragazza le sorrise. Per un attimo si sentì perfettamente felice. Stava eseguendo un corteggiamento. Era stata lei a scegliere, a costruire un'elaborata lusinga. Era stata lei a sfiorare il seno della ragazza nudo sotto la maglietta e vederla reagire subito, illuminandosi di compiacimento, le diede il senso del suo potere, una sensazione elettrizzante. Ora doveva andare avanti. Grazie davvero per essere stati presenti e vi ricordiamo che noi siamo alla ricerca di sinergie, dunque insegnanti che volessero muoversi su questo terreno, attivisti, persone sensibili a questa tematica, i canali li abbiamo elencati sul volantino www.belluno.it e le nostre facce le conoscete. Grazie di essere stati qui in questo spazio.
song once more. Is there anybody else? I know I don't wanna go into the end of. Oh,